Sulla scia dell'opera culturale umana promossa da Monsignor Luigi Giussani, fondatore del movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione, personalità di nazioni, culture e religioni differenti si ritroveranno a Rimini dal 23 al 29 agosto per il 30° incontro organizzato dalla Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Emilia Guarnieri, presidente e socia fondatrice di questa fondazione, ha spiegato ad H2O News l'obiettivo di questo festival di incontri, cultura e spettacolo. L'obiettivo di questo meeting, come di tutta l'esperienza che in questi anni abbiamo fatto, è veramente quello di offrire un'occasione di un'avventura umana alle persone che vengono al meeting e a noi stessi innanzitutto. Quindi di poter approfondire la domanda sul senso della propria vita e di poter fare un incontro per la vita che serva a trovare un senso alla vita. Questo crea l'unità e l'amicizia fra gli uomini, avere in comune un significato delle cose. Anche l'edizione di quest'anno sul tema La conoscenza è sempre un avvenimento, presentata il 9 giugno scorso all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, mira a promuovere l'unità e l'amicizia tra i popoli. Doni cristiani che lo stesso Giovanni Paolo II aveva riconosciuto in una lettera a Monsignor Luigi Giussani per il 50° anniversario di Comunione e Liberazione, il 22 febbraio 2004. Mi unisco volentieri al rendimento di grazie che in questa ricorrenza sale a Dio, datore di ogni bene, dal suo cuore sacerdotale e da quello dei tanti che sono entrati a far parte del movimento. La provvidenza divina ha realizzato in questo mezzo secolo un'opera che, diffondendosi rapidamente in Italia e nel mondo, ha recato abbondanti frutti di bene per la Chiesa e per la società. Dal 1980, da quando cioè si è tenuto per la prima volta il meeting di Rimini, hanno partecipato a questo evento grandi personalità come Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta o il Dalai Lama. Quest'anno saranno presenti tra gli altri l'Arcivescovo di Madrid, il Cardinale Antonio Maria Rouco Varela, il filosofo Rémy Brague e l'intellettuale Fabrice Sajjan.